Scende in campo con la formazione tipo, ovvero Bucci, Monaco, Giordano, con il numero 4 Fabio Petruzzi, con il numero 5 Marco Serra, con il numero 6 Giuseppe Cristiano, con il numero 7 Suppa, con il numero 8 Manzo, con il numero 9 Campilongo, Piccino e Cerbone chiudono lo schieramento rosso-blu in panchina con Adriano Lombardi, Grudina, Taormino, Giacomarro, Aiello ed Esposito. Arbitra l'incontro il signor Ferro di Verona, abbiamo detto 17 milioni di spettatori, polverizzato ogni precedente record di presenza ed incasso al Pinto di Caserta. Eccezionale pubblico, tributo di colori rosso-blu, Caserta e tutta la provincia si sono vestiti a festa per tutta la settimana, ogni strada è stata impavesata dei colori rosso-blu. La matematica certezza della promozione è giunta con 90 minuti di anticipo sulla fine del campionato. La netta vittoria sul Monopoli, la contemporanea sconfitta del Catarano, hanno spianato ai rosso-blu la strada della cadetteria e regalato alla città un'altra festa indimenticabile dopo quella per lo scudetto della Corona del basket. 15.000 lo stadio per una festa praticamente annunciata. Tribuni su bandiere, striscioni e festoni, il tutto esaurito già 2 ore prima dell'inizio della partita. Troppo piccolo il Pinto per ospitare tanti e tanti tifosi. Dopo 5 minuti la Casertana è già in gol, Campilongo, passatore dell'incontro, lavora il pallone per Suppa in diagonale del Pinto, non dal campo a 40. Gran festa sugli spalti, anche se al Monopoli non manca la voglia di reagire. La traversa al decimo salva Bucci su colpo di testa di Rizzo, ma è solo un attimo, la Casertana vuole il raddoppio. Campilongo lo sfiora al 25esimo con un bolide ribattuto dal portiere con grande difficoltà. Serra firma il 2-0 al 34esimo, alla sua maniera, di testa, su punizione calibrata da Manzo. Il terzo gol, a pochi minuti dalla fine, Campilongo, con un bolide da 20 metri, che piega le mani del portiere,